In una splendida casa di Melbourne abbiamo incontrato un pezzo di Ragusa, grazie a Ernesto Contatore che ci ha fatto trovare stasera focacce, impanate e tutto quanto ci ricorda la nostra città. Grazie intanto Ernesto per questo pranzo, ma tu sei di Gerratana. Io sono di Gerratana, però le donne del comitato sono di Ragusa. Il grazie va alle donne del comitato dell'Ibleo Social Club per aver preparato queste focacce. Sono state collaboratrici veramente infaticabili, tra queste la signora Cannata. Grazie intanto per l'ospitalità che ci ha dato e come ha trovato questa comitiva. Well, sono molto contenta che loro siano venuti qua, specialmente il gruppo dei gerratanesi come paesani miei e anche di quelle di Chiaramonte che hanno fatto un bel lavoro venendo insieme. Anche ci hanno prodigato con i sacrifici che sia mio marito che io un po' di meno, ma lui di più, che abbiamo fatto per fare in modo che questa compagnia venisse. Per noi è stato un onore e spero che siano contenti anche loro di essere qui con noi stasera e nelle giornate che sono state qui. Dal Brasile con furore. Come mai è finita in Australia? Da dove viene? Io vengo da Solarino, provincia di Siracusa. E ho migrato in Brasile che era giovane, ho conosciuto mio marito a 15 anni, a 17 l'ho sposato e siamo venuti in Australia. Ed è tutto. Da quanto tempo è in Australia? Sono 36 anni che siamo qui. È dal 58 che non vedo l'Italia, perché abbiamo passato per 35 giorni quando ritornavo dal Brasile. Ecco, così. Insomma, vorrei dare un saluto particolare per i miei zii, se mi ricordano, non lo so, perché sono tanti anni che non lo vedo davvero. Ma in questi giorni si è fatto un nuovo genero, ce lo dico. Sì, ne ho acquistati parecchi, anche te incluso, perciò sono tre, non è solo Sì, uno. quello principale. Ah, questo è Mario qua. Lui chiama i suoceri, perciò non so. Sì, li chiama i suoceri, siamo i suoceri. Comunque, come le è sembrato questo teatro? Ha visto tutte e due le rappresentazioni? Sì, veramente magnifico, è una cosa meravigliosa. Ci sono delle risate, delle storie, non so, è veramente bello, troppo bello. È stato un tuffo nel passato. Boh, molto, molto un tuffo del passato, sì. A voi com'è sembrato questo spettacolo? Oh, a me mi è sembrato troppo divertente. Ci siamo fatti delle risate che aveva da anni che non si vedeva così. Proprio una cosa fantastica, proprio bellissima. Signora, lei di dov'è? Io sono dal mio paese di Pachino, Di Pachino. ma sono sposata con un ragusano da 36 anni. Ha Sì. preparato anche lei qualcosa per Sì, stasera? oggi siamo state a preparare le focacce, castatelle siciliane, tutto. Quando avete iniziato i preparativi? Dalle 9 abbiamo finito alle 5 e mezza. In quante eravate? In 5. Io, la Giovanna Chester, la Gianchino, l'Antoci e la Muccio. Anche questo, tutto sommato, è stato un ritorno al passato. Come dice? Anche questo è stato un ritorno al passato, preparare Tanto, tanto contenta a lavorare per tutti voi altri e speriamo che sia stato di vostro gradimento questa cena che vi abbiamo preparato. A dirti qualcosa, sì, scusa. prego. Il mio cognome è da ragazza, perché se no non si ricorda nessuno se dice Raudino. Il mio cognome da ragazza è Scalea. Francesco Lopresti, da quanti anni è qui in Australia? Da 41 anni. Lei è di Ragusa, dove abitava prima? Abitavo via Sant'Anna, vicino alla via Roma, che quando ho lasciato Ragusa, allora ancora c'era la chiesa di Sant'Anna. Questo è un ricordo che poi, quando sono ritornato dopo 25 anni, per la prima volta, mi è rimasto nella mia mente. Ho trovato che non so. Allora mi sembra che era la cassa di risparmio, se non Sì. sbaglio, che poi a questo palazzo dice che ho ufficio Torarancio. Torarancio è tutto conosciuto, ma allora avevo Pezzacagnolo. Quindi mi è rimasto quel ricordo a me. Infatti tutto il periodo che io attraversai in quel periodo là, nel 1975, mi piaceva rimanere sempre in quell'angolo perché avevo i ricordi, sono nato in quel posto, sono cresciuto in quel posto, ho lasciato in quel posto. Quindi per me non fa niente quando dico che manco dall'Italia, dalla nostra Ragusa, ma la mia Ragusa è sempre nel mio cuore, di cui sempre la penso e forse vorrei passare anche la mia vecchiaia, se possibile,
e chissà, stabilimmi completamente anche a Ragusa. Ecco un altro ragusano che vive a Melbourne, lei è il signor? Mister Chessere sono, Luigi Chessere, da Ragusa, io, abitante prima in via Ceomo 270, adesso abito qua da 40 anni, faccio 40 anni a maggio che sono qui in Australia. Ho incontrato questa signora qua e l'ho sposata qui in Australia. E la signora? Giovanna Chessere, Caminiti. Viene lei da Vizzini? Da Vizzini, sì. Ho incontrato mio marito. Ma dove vi siete incontrati? A North Melbourne, a Melbourne, sì. E insomma, ci siamo incontrati, ci siamo sposati, abbiamo 6 figli e grazie a Dio si vive sposato. Come mai è partito da Ragusa tanti anni fa? Guarda, quando sono partito io a 53, a Ragusa non c'era tanto lavoro e allora, essendo giovani, abbiamo pensato di andare all'estero per trovare fortuna e sono arrivato qua, però grazie a Dio non mi posso lamentare. Cosa fa? Che lavoro fa? Guarda, io lavoro, prima ho lavorato 15 anni facendo salotti, sedie da cucina eccetera eccetera, e dopo ho lavorato 25 anni con Frank Lopresti, che lui ha una fattoria, ancora lavoro con lui e in dicembre dovrei andare in pensione. Quando vado in pensione andiamo a Ragusa, ritorno a Ragusa per un mese, 2 mesi, quello che sia, anche mai di più di 6 mesi, quello che capita, come ci troviamo. Se abbiamo una buona ospitalità e allora vuol dire che rimaniamo di più, se no ritorniamo più presto possibile. Questo è tutto quello che abbiamo, ho 6 figli, come ha detto mia moglie. E mio fratello, se per caso si incontra a vedere questo filmato e lo vedrà, come si renderà conto di quello che c'è. Come si chiama suo fratello? Giorgio Chessere. E cosa fa? Che lavoro? Lui lavorava nell'economia all'ospedale Mussolini, diciamo civile. All'ospedale civile. Civile, adesso è in pensione da 2 anni. Vabbè, e allora gli mandiamo i saluti. Gli mando i saluti e così ci vediamo più presto possibile, in aprile o in maggio l'anno venturo. Va bene. Perché deve venire una figlia sua che si sposa e viene qua per il viaggio di nozze. Viaggio di nozze. Va bene, la ringrazio a voi altri di averci intervistato e vi auguro una buona permanenza qui, e quando ritornate rimanete contenti. Senz'altro. Di quello che noi stiamo facendo. Grazie all'operatore della grazie TV a tutti e grazie che ho in gamba. A Ragusa, E ci vediamo a Ragusa. Saluti a Ragusa. E saluti. Ciao. Tanto. Grazie tanto. Ciao, Roberto. Grazie. All'Iblea Club di Melbourne stasera abbiamo trovato tanti concittadini. Ecco qui con me altri due, uno di Ragusa e uno di Chiaramonte. Lei è di Ragusa e si chiama? Rosario Frasca. Rosario Frasca, quando è partito dalla nostra città? Sono partito il 8 febbraio 1953. Nel 53, e prima cosa faceva a Ragusa? Apprendista muratore, intagliatore. E dove abitava? Via Lentina 42. Qui in Australia che cosa fa? Qui ho lavorato in una fabbrica, in una cartiera per 34 anni. Ho fatto il supervisor, sarebbe capo reparto, per 15-16 anni e dopo ho finito perché ha chiuso. E ora cos'è? In pensione? No, in pensione, lavoro con una fabbrica, con una compagnia che ci ha tanti negozi d'abbigliamento, e io faccio la manutenzione ai negozi. C'ha parenti in città a Ragusa ancora? Sì. Amici, parenti, ne vuole salutare qualcuno? Ci ho zie, una zia, cugine, ma tante salute a loro. È venuta a Ragusa in questi anni ogni tanto? Sì, 2 mesi fa. Ah, è stata a Ragusa 2 mesi? Sì. E lei invece è di Chiaramonte, e il signor? Sì. Orazio Noto. Orazio Noto, quando ha lasciato questa bellissima cittadina montana della provincia di Ragusa? Nel 1954. Cosa faceva? Allora... No, io sono arrivato piccolino qua, 12 anni avevo. A 12 anni, quindi con suo papà e... Con mia mamma e mia sorella, sì. Allora un anno dopo di me si è arrivato. Sì.
Quindi diciamo è cresciuto in pratica qua, sì, in Australia. Sì, sì, ho lasciato, avevo 12 anni. Ma cosa si ricorda di Chiaramonte? Mi ricordo, come mi ricordo? C'ho sempre la nostalgia del paese dove sono nato, no? Sì. Sono stato 6 volte già a Chiaramonte, no? L'ultima volta è stato 5 anni fa, con mia moglie e tutti i miei figli pure, no? Quante figli hai? 3, un maschio e 2 femmine. E lo parlo nel siciliano? Veramente ci abbiamo imparato l'italiano. L'italiano? Sì, sì. Il lavoro fatto? Radiotecnico sono. Se ha visto qualche cosa, cara, la televisione Napoli? Sì, subito, a disposizione. All'Iblea Club dietro di noi abbiamo, oltre lo stemma della città di Ragusa, lo stemma del comune di Giarratana, e molti sono i giarrataresi che abitano qui a Melbourne, e ne abbiamo qui ospite nostro uno. Come si chiama lei? Raudino. Signor Raudino, da quanti anni è in Australia? Oh, esattamente saranno 36 anni. 36 anni, fa 3 mesi e 36 anni. Cosa faceva Giarratana quando è emigrato? Giarratana, a Ragusa faceva il fabbro. Lavorava a Ragusa o a Giarratana? Lavoravo a Giarratana prima, e poi quando ero più grande sono stato a Ragusa. Poi sono stato in Brasile. Ah, è andato prima in Brasile? Andato in Brasile, per 6 anni sono stato in Brasile, ho sposato in Brasile e dopo sono venuto in Australia. Ho capito, e qui che lavoro fa? E qua faccio il tubista. E come ora l'Australia sarà l'unica nazione al mondo dove si sta bene. C'è un po' di recessione, ma stile che le cose vanno a migliorare, ma quelli che siamo vecchi e grandi non ci possiamo lamentare, perché ognuno già ci abbiamo fatto qualche cosa e possiamo vivere onestamente. Da quanto tempo non fa una visita a Giarratana? Esattamente sono 3 anni. E prima sono stato 5 anni fa, 6 anni fa sono stato un'altra volta in Brasile, perché ho i familiari, di mia moglie, ancora sono vivi. Siamo stati io e mia moglie, io esattamente sono stato 2 volte di quando l'ho lasciato in Brasile. E adesso mi trovo abbastanza bene qui a Melbourne. Come l'ha trovata Giarratana dopo tanti anni? Oh, sembrava che le case cascavano addosso, specialmente a Ragusa. Mi hanno fatto confondere con la macchina, non ho potuto portare la macchina perché le strade non è qua. A Melbourne abbiamo tutto differente, la strada è più grande, c'è più aria, c'è più spazio di guidare, non è come in Italia che non si può muovere, no? Specialmente a Ragusa non ne parliamo. 2 anni fa il signor Luigi Lopresti lanciò una profezia dalla nostra emittente, dai nostri microfoni, e questo, chiamiamolo sogno, si è avverato. Siamo qui alla Iblea Club a Melbourne, sono qui tanti ragusani, una compagnia di Chiaramonte, una di Giarratana, insomma questo incontro della Sicilia con l'Australia si fa sempre più stretto. Dobbiamo dire grazie anche a Luigi Lopresti. Beh, diciamo che io 2 anni fa, come ha detto Roberto, consentimi che ti chiamo per nome, ti chiamo perché sei simpatico, sei, oltretutto sei dimostrato tipicamente paesano, quindi è normale, e lasciamolo dire, ripeto nuovamente, che mi fa piacere. E questo, come hai detto poco fa, 2 anni fa portammo dall'Australia dei bambini per una colonia che si fece a Catania, organizzata da Sicilia Mondo. Subito dopo, trovandomi a Catania, chiedo un incontro col comune di Ragusa, parlando col sindaco, se si poteva avere, essere ospitati di questi ragazzi che avevamo portato. Il sindaco allora, l'ingegnere Giovanni Franco Antoci, è presente questa sera qui, non come sindaco ma come onorevole parlamentare nazionale, quindi che senz'altro avete modo come poterlo anche vedere e sentire. E quindi alla distanza di 2 anni abbiamo l'onorevole qua. Ripeto, quello che io lanciai allora 2 anni fa, quel piccolo seme che ho lanciato, spero che si realizzi in un modo diciamo grande. Cerchiamo di lavorare come abbiamo cercato di lavorare nel passato, cercheremo di lavorare nel futuro. L'importante è che qualcosa si realizzi lo scopo nostro di noi emigrati, di non essere dimenticati del tutto. L'ho detto allora nella prima intervista che ho avuto con Telenova, e lo ripeto nuovamente perché è importante che
le origini non si perdono, non si perdono, e lo ripeto, se ci aiutate noi facciamo del nostro meglio, facciamo del nostro meglio per far sì che queste cose vengano realizzate. Noi siamo, abbiamo una pazienza enorme, io a 25 anni che sono in Australia posso ancora aspettare, pur di dare una speranza ai miei nipoti, ai miei figli, ai miei nipoti, far conoscere le origini di dove veniamo, che è importante. E qui in Australia abbiamo trovato due giovanotti di Ibla. Giovanotti, non proprio giovanotti, vecchietti, 60 anni di età già. Uno Rofurnazzi Larche. Sì, è vero. E uno è la moglie della piazza, sì. Intanto di San Giorgio, che abbiamo qui dietro a noi. Sì. Abitava proprio lì vicino. Ce l'ho... Sotto proprio il ponte qui. Di Maria Paternò Arezzo. Ah, sì. Proprio lì abitava. Sì. E come vi chiamate intanto? Io Muccio Giovanni. Muccio Giovanni, e lei? Muccio Giuseppina. Giuseppina. Cioè la Rosa. La Rosa però. Sì. Il cognome nativo. E in giure per ricordate? Io non ce n'ho. E neanche io. Non arrivo. Almeno io lo so, non sono sicuro, ma comunque non ce n'è in giure. Da quanto tempo mancate dalla vostra? Io da 32 anni che abito, che sono qui in Australia. E lei? Io da 38 anni. Ah, quindi lei ci era siamo già... sposati in Australia, sì. Ci siamo conosciuti, sì. C'è due Dibla, Bangunjashu, a Melbourne. Sì. E ci siamo innamorati. E ci siamo sposati. Cosa faceva lei? Io facevo il tipografo, faccio ancora il tipografo, ormai sì, ho la tipografia. Dove lavorava a Ragusa? Lavoravo dai fratelli Criscione, eravamo sul Corso Italia. L'indirizzo non lo ricordo più, ma comunque ho lavorato per 11 anni lì, poi sono emigrato qui in Australia e ho cercato di fare qualcosa, abbiamo aperto una tipografia anzi qui, ho capito. E ancora opera sotto i figli che ce l'hanno che operano loro qui. Ormai gli abbiamo dato a loro, sì, abbiamo dato a loro la ditta, la via. La ditta ci pensano i figli adesso, sì. Abbiamo tre figli maschi. Tre figli maschi, sì, tutto qui. E siete stati ultimamente a Ragusa? Ultimamente 2 anni e mezzo fa, precisamente quando c'è stato il terremoto, il giorno di Santa Lucia mi trovavo a Ragusa, ma ci sono stato per diverse volte, 6-7 volte, 6-7 volte sono tornato a vedere Ragusa, specialmente Ibla. Come l'avete trovata dopo tanti anni? Sempre bella, bella, buona. Ma Ibla non è cambiata di molto? Ibla non è cambiata, ci sono... è cambiata nel modo che abitano poco persone, sì. Poi è bellissima sempre, possono passare degli anni ma è la migliore per me, è sempre la migliore. E se io dovessi tornare in Italia o a Ragusa, abiterei sempre a Ibla, no, non a Ragusa, sì, perché è bellissima. È vecchia ma è bella. Poi per noi è che bella. Qui siamo abituati a una certa vita più serena, che non c'è molto traffico, cercheremmo proprio di abitare in quei posti dove non c'è traffico. E Ibla sarebbe proprio una soluzione migliore per noi altri che abitiamo qui in Australia. Comunque non c'è speranza, perché abbiamo famiglia e figli sposati. Perciò non. E sono troppi anni che ci troviamo in Australia. Comunque io penso che 30 anni fa suo marito si è innamorato dei suoi occhi che sono bellissimi. Grazie del proprio. Complimento. Hai indovinato, infatti hai indovinato, sì. Infatti se chiedono a lui che cosa, solo gli occhi e poi basta. Comunque, stasera siamo contenti di avervi qui con noi. Abbiamo questo club che è il nostro prestigio, proprio siamo tutti qui sempre insieme a festeggiare le nostre feste che si festeggiavano nei nostri piccoli paesi, anche che non siamo di Ragusa solo, abbiamo anche di Chiaramonte, di Giarratana, Vittoria, Modica e tante, che ci riuniamo sempre qui in questa piccola sala che l'abbiamo creata noi altri, e io posso dire che sono stato un socio fondatore di questo club. Molto lieto di averla vista. E abita a Melbourne, ma è ragusana? Sono da Ragusa Ibla. Da Ragusa Ibla? Da Ragusa Ibla. Abito a Melbourne da 44 anni. E a Ibla dove abitava? Via Ioppolo, vicino all'Archi. Come si chiama lei? Io mi chiamo Isabella Campo, ho una sorella a Ragusa, mi piacerebbe che avrei... Se lo possono vedere, se lo possono vedere, perché è come se mi avrebbe visto personalmente. Veramente sono stata 5 volte in Italia in queste 40. L'ultima volta quando ci sta? All'87. E come l'ha trovata Ragusa? Ragusa è bellissima ormai, non è che ci può dire niente. Anzi io tutti i parti nuove
mi perdevo, non sì, mi facevo convinta di come l'avevo lasciata al 49. Ibla però è rimasta super giù. Ibla uguale, anche la mia casa paterna era chiusa, sono chiuse, tutte le strade sono chiuse, la via Ioppolo appena appena c'erano poche case aperte, poche porte, non c'era tanto. Ma noi ormai che siamo venute, abbiamo fatto famiglia qua, non ci conviene andare a vivere là, i nostri figli sono australiani. Cosa fate qua in Australia? E io prima sono andata in fabbrica a lavorare, perché sono sarta, facevo la macchinista. Faceva la sarta anche a Ragusa? In Italia facevo la sarta e quindi qua mi è venuto facile fare la macchinista. Ma dopo 10 anni mi sono aperto un negozio, articoli di regali. Ce l'ha ancora questo negozio? No, no. E facevo abiti da sposa per 20 anni. Per 20 anni ho fatto tanti abiti da sposa. Poi sono diventata vecchia e adesso mi sono ritirata. Però abbiamo questo club che ci ha fatto dimenticare di essere vecchie. Qua ci teniamo sempre giovani, mangiando, festeggiando e tutto. Come stasera? Come stasera. Non ne lasciamo una.